ristoratori per diventare anche proprio centri di prenotazione, di informazione turistica per quanto riguarda le strutture della città. Ovviamente tutto questo deve avere un ritorno economico, se no la chiacchierata col turista la facciamo tutti i giorni gratis, quindi se da questo ci può arrivare qualcosa, e questo però può valere per le edicole magari della zona centrale o ubicate in zone di richiamo turistico più interessante. Ci sono però, siccome noi appunto forse siamo la rete di attività commerciali che siamo diffusi capillarmente ovunque nelle città, siamo anche nel quartiere magari più periferico, le edicole ci sono. Dobbiamo studiare anche dei progetti per coinvolgere le edicole che magari sono nella parte più esterna della città o in quartieri dove non c'è un forte richiamo turistico. Il comune si è detto disponibile a venirci incontro, a proporre anche loro delle soluzioni, e quindi, che ti devo dire, spero che la prossima volta che ci sentiremo di potervi raccontare qualcosa di più preciso. Manuela, quanto hai detto è interessante comunque, e cioè innanzitutto perché siete riusciti a creare una continuità nel segno dell'innovazione rispetto a quanto avevate già costruito nella fase precedente. Certo, questa è la conferma che noi sindacalisti e sindacati degli edicolanti non abbiamo dei particolari legami con diciamo una forza politica piuttosto che un'altra. Noi il nostro interesse è di difendere le edicole e cercare di arginare un po' questo periodo così difficile, quindi noi siamo disponibili a discutere con tutti. Poi magari trovi un interlocutore più o meno ben disposto, però assolutamente questa è una cosa che dobbiamo sempre avere a mente, cioè non c'è preclusione, quindi chi ci ascolta e ovviamente ci dà garanzia di serietà, noi siamo disponibili a sederci al tavolo, ci mancherebbe. Ecco, mi sembra di capire che poi il perimetro della discussione sia quello giusto, e cioè qual è il senso dell'edicola in un quadro commercialmente molto mutato e in un quadro urbano molto particolare, quello di una città turistica, ma comunque di una grande città che deve coprire anche le zone periferiche. Questo mi sembra un tema di riflessione. Non dico solo per Torino, ma anche per altre grandi città, parlo di Roma, parlo di Napoli, in cui il laboratorio del confronto con l'amministrazione comunale sembra un po' più avanzato. Vedremo, sentiremo insomma da Aldo le ultime novità. Abbiamo intervistato l'altro giorno l'assessore Panini. Io, tra l'altro, ti vorrei proporre un'intervista anche al nuovo assessore al commercio, piuttosto che alla mobilità, a Radio Rete Edicole, chissà che magari non possa nascere, lo proporrò anche ad Aldo, una Radio Rete Edicole Torino o Radio Rete Edicole Napoli, in cui magari possiamo dare conto in maniera più precisa, proprio perché il tema che ha proposto l'assessore, o l'avete proposto voi, questo non ho capito, cioè quello delle edicole periferiche, diventa un bel contenitore per poter mettere delle idee. Dico tutto questo soprattutto in relazione al 2017, in cui si comincerà a discutere di occupazione di suolo pubblico, Manuela. Un altro È grande. bravo, Vai. bravissimo. E infatti questo è un argomento che ormai insomma, la data si sta avvicinando. Guarda, ad oggi, a quanto ne sappiamo, almeno per quanto riguarda il Comune di Torino, non è ancora stato preparato nessun tipo di bando, ma a parte in Comune, nemmeno in Regione ancora ne hanno discusso. Quindi, la cosa va un po' a rilento, nel senso, so che ci sono alcuni comuni in Italia, non penso moltissimi, però qualcuno addirittura forse li ha già pure fatti questi bandi. Penso alla minoranza, perché penso che da quasi tutti i posti ancora non sia successo nulla. Le ultime cose, almeno forse un paio di 2 o 3 mesi fa, dalla regione Piemonte ci avevano detto che ancora non
non avevano dato disposizioni e il comune tantomeno. Ora poi appunto la giunta è cambiato tutto e attendiamo che ci comunichino qualcosa, però al momento sui bandi non è ancora stato fatto nulla, però è una cosa che insomma, dobbiamo vigilare con attenzione, perché a parte l'assurdità di aver coinvolto le edicole in questa roba qua, che insomma è abbastanza senza senso, però se li faranno dobbiamo stare dietro, insomma, che vengano fatti nella maniera corretta e che non si trovino poi dei colleghi in difficoltà per questa situazione, ecco. Il mio mestiere non è quello del sindacalista, però voglio dire, faccio un mestiere, quello del giornalista, che sta in un universo parallelo, diciamo così. Sì. A me sembra di capire che se si riesce a porre il tema dell'edicola nel contesto urbano, ecco, diciamola così, poi ci siamo capiti che cosa intendiamo. Sì. Prima o immediatamente a fianco a un ragionamento sull'occupazione di suolo pubblico, come mi sembra che stia facendo Napoli, allora a quel punto io credo che la stessa discussione sull'occupazione di suolo pubblico diventi un pochettino più fluida, e cioè a dire: attenzione, che dietro il discorso dell'occupazione di suolo pubblico potrebbe esserci il classico approccio del bancomat. E non so, ecco, non so se è un rischio che siamo disposti a correre, perché la situazione è veramente drammatica. Allora, nelle città, nei capoluoghi di provincia, dove appunto non si è riusciti a rompere l'accerchiamento, allora lì bisogna veramente mettere diciamo in campo qualche idea, qualche spinta a discutere appunto l'edicola nel contesto urbano, in maniera tale che si riperimetri un po' tutto il ragionamento. Vai. Sì, poi tieni presente una cosa, Fabio, so che non è così in tutte le città. A Torino la maggior parte dei chioschi sono accatastati. Mm-hmm. Quindi poi lì ci sono anche un po' insomma, delle contraddizioni, no? Certo. Perché da parecchio che ne discutiamo anche con l'amministrazione, cioè io ho accatastato il chiosco, pago, perché la maggior parte dei chioschi qui pagano l'IMU, che è comunque un'imposta sugli immobili, e pago anche il suolo pubblico, che sinceramente, allora se sono sul suolo pubblico, non sono privato, quindi non ti dovrei pagare l'IMU e viceversa. E quindi ci sono vari aspetti che andrebbero sistemati su questa cosa. No, ma soprattutto se l'edicola, come sembra da queste prime idee, da questi primi elementi che stanno venendo fuori, comincia a diventare, non dico una postazione pubblica perché magari dà un'informazione più precisa o sta dentro il flusso di informazione pubblica verso il cittadino, no? Però sicuramente qualcosa che con il valore pubblico, no, dell'amministrazione, dell'informazione, ha qualcosa a che vedere. Non lo so se poi ancora stiamo nell'ambito dell'IMU addirittura. Certo, certamente. Capisci cosa voglio dire? Sì, è un po' nebulosa questa, come tante situazioni nostre in questo paese. Certo. C'è questa zona grigia un po' non definita, in cui intanto vabbè paghiamo qualche tassa, meglio due che una, e poi vedranno come funziona. Sì. Quindi anche questa cosa qui da sistemare, mi auguro che insomma riusciamo a farlo nel modo migliore per creare meno disguidi e difficoltà ai colleghi, che insomma già ne hanno tanti, perché poi è già difficile il nostro lavoro per chi ha l'edicola all'interno di un negozio. Chi ha i chioschi si trova ancora un pochino più difficoltà, perché magari ha problemi di spazio, quindi non riesce a diversificare come vorrebbe, di per sé insomma non tutti i chioschi sono grandi
e sono moderni, quindi il disagio di stare in un chiosco, e soprattutto in inverno, è notevole. E quindi, insomma, ancora puoi avere il problema di non sapere se il tuo chiosco può rimanere lì, come spesso accade, perché già solo nel fatto, magari, quando capita che l'amministrazione comunale deve fare dei lavori in una data zona, il chiosco te lo prendi, te lo sposti e stai zitto, insomma. Certo. E quindi, insomma, già il nostro lavoro ha tutta una serie di difficoltà non da poco. Chi lo svolge all'interno di una struttura precaria come il chiosco fa ancora più fatica. Quindi, insomma, è il caso che riusciamo a dare un po' di serenità in più a questi colleghi. Allora, cambiamo argomento, Manuela, anche perché sì. Io sono molto curioso di capire sì. questa vicenda della biforcazione del Salone del Libro a Torino e a Milano. Ma che cosa sta accadendo? Come l'hanno presa i torinesi? E a questo punto, secondo te, quali prospettive si aprono? I torinesi hanno presa malissimo, perché comunque il Salone del Libro è nato a Torino ed è torinese. Quindi, però, come avrai sentito, c'è stato anche questo tentativo di, come dire, di mediazione, no? Sì. Pochi giorni fa, penso c'era la nostra sindaca che era Appendino con Chiamparino e con i milanesi, e a quanto pare c'è stato nulla di fatto, insomma, ognuno è andato per la sua strada. E quindi, a quanto ne so io, il Salone del Libro si terrà regolarmente, come tutti gli anni, tra i primi del mese di maggio, come sempre accade da 20 anni a questa parte, credo. E non lo so. Lì rimarranno, a Torino rimarranno le piccole e medie, mi sembra di capire. Com'è? A Torino rimarranno le piccole e medie case editrici. Ma quello è abbastanza assodato che sia così. Si è anche creata una serie di sostenitori, sia scrittori che editori, che insomma intellettuali di vario genere, che intendono sostenere questa cosa. Però sì, a quanto ho capito, sì, ci sarà questo sdoppiamento, chiamiamolo così, i più importanti Milano e quelli magari più piccolini di qua. Magari un bene, non lo so, magari sì, diventiamo un'eccellenza, come si usa dire adesso, no? Certo, ma dunque io mi sono fatto quest'idea che poi la vicenda ha dei forti connotati politici, e cioè da una parte sicuramente c'era il problema strutturale, il tentativo di ricapitalizzazione della società che gestiva il Salone di Torino, quindi lo scontro, ne avevamo già parlato l'altro anno, mi ricordo, con l'AIE e così via, però dall'altra è chiaro che la scelta di Milano e la scelta di andare all'ex sede dell'Expo è chiaramente di tipo politico. Insomma, tu che idea ti sei fatta? Non ti sento più, purtroppo. Pronto? Pronto? Sì, eccomi. Ecco, adesso sì, ti sento di nuovo. Mi dispiace, ma si vede che oggi non so se il mio telefono non funziona. No, male. Dipende da noi. Dicevo appunto che mi sembra di capire che alla base della decisione dell'AIE ci sia una valutazione politica. Da una parte ci sono sicuramente dei problemi finanziari di lunga data nella società di gestione del Salone del Libro, dall'altra però la scelta di andare all'ex sede dell'Expo a Milano è tutta politica. Ecco, tu che idea ti sei fatta? Io la penso come te, Fabio, e quindi a questo punto non ormai, cioè, parliamoci chiaro, se i giochi sono fatti. E quindi sarà poi curioso vedere se davvero, perché poi da come io avevo inteso, l'idea era che comunque quello di Milano dovesse partire tipo un mese prima che quello di Torino, credo in aprile, mentre poi quello di Torino sarebbe stato in maggio. Quindi anche queste date così ravvicinate ovviamente non aiutano. È chiaro che il problema è politico, però ripeto, proprio perché è così, i giochi sono fatti e ci
terremo due saloni. Allora, dire. Io credo una cosa, anche perché l'altro anno siamo andati al salone, quello della piccola editoria di Milano, sì. E abbiamo questa incursione ci ha permesso di capire qualcosa in più. Che cosa sì. sta succedendo? Anche per